Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Con la delibera dell'8 gennaio del 1919, la giunta municipale di Magione, dopo l'annuncio ufficiale della vittoria del generale Diaz, decise di glorificare i propri caduti nel bronzo. Con una pubblica sottoscrizione, prende avvio la realizzazione del monumento ai caduti, quale liturgia comunitaria. Lo stemma del comune, fra una ghirlanda bronzea, rappresenta il riconoscimento civico dei propri caduti, ricordati nelle targhe apposte intorno al monumento, la cui forza è espressa simbolicamente dalle due teste di leone. Sul tamburo circolare si erge la figura della Vittoria Alata, ispirata alla Nike di Samotracia, che con sguardo fiero dispensa le corone d'alloro, segno di onore per gli antichi e per i martiri cristiani. La Vittoria è sostenuta dall'elegante urna di Penates, ovvero gli spiriti protettori della famiglia e della patria. Alla sua destra, accovacciato, si vede il giovane soldato dal fiero sguardo e con la baionetta in mano a difendere la Vittoria, alla quale appoggiato lo scudo nella parte opposta. Intorno alla testa di un'orribile medusa sono riportati il nome dello scultore e la data del monumento. Benvenuto Crispoldi, 1923. Nato a Fello nel 1886, Crispoldi fu pittore e scultore, formatosi artisticamente all'Accademia di Belle Arti Pietro Bagnucci di Perugia. Nel 1910 soggiorna a Parigi e a Roma, rimanendo fedele al linguaggio verista e classicheggiante. Primo sindaco socialista di Spello durante la Grande Guerra, muore nella sua città natale nell'agosto del 1923, a pochi mesi dall'inaugurazione del monumento di Magione, avvenuta il 27 maggio. La costruzione del monumento è l'ultimo intervento urbanistico del centro storico di Magione. Sul fondo domina il palazzo comunale, costruito nella parte più alta della piazza e caratterizzato dall'alta torre campanaria con l'orologio del 1834, mentre il corpo dell'edificio risale al 1875. La facciata è merlata secondo il gusto del Gothic Revival di fine secolo. Il dislivello tra la piazza Carpi e l'attuale piazza della Repubblica fu risolto con la rampa di congiunzione costruita nel 1877 e che già prevedeva la base semicircolare dove si innalzò il monumento di Benvenuto Crispoldi. Senza alcuna balaustra o protezione, la scultura è visibile nella sua autonomia spaziale, ma è oggetto di atti vandalici. Un intervento di recupero si rende necessario per ripulire il monumento e rimuovere la pattina protettiva del bronzo stesa nell'ultimo fruttuoso restauro. La guerra è vinta, è vinta.